Signore e signori, signore e signori, buonasera. Beh, ci siamo ritrovati di nuovo un'altra puntata, di cui sta puntata è abbastanza eccellente e nello stesso tempo abbastanza bella. Scusate se vengo di nuovo a presentare questa stupenda serata, di cui volevo completamente definire quel discorso che ho lasciato a sua volta martedì scorso. Però in base a questo stupendo discorso vi ho portato due ospiti di eccezione, quindi eccezionale, proprio una cosa super. Io vi presento in anteprima a sua volta la dottoressa Calembert. Buonasera a tutti. E poi vi presento l'ingegnere Filadelfia. Buonasera. Quindi siamo qui per definire questa bellissima serata, alla quale noi desideriamo di definire quel patto di martedì scorso delle sette chiavi di Cornelio Agrippa. Noi dobbiamo completamente definire questa cosa. Io difatti... Scusami, Salvatore, mi permetto di... Prego. Posso salutare anch'io? Prego, allora, il dottor Vannucchi vuole fare un saluto in diretta. Prego, dottor Vannucchi. Allora, senti, devo darti una bella notizia. Io ti ringrazio. Una grandissima bella notizia. Prego. Ci hanno mandato allora via satellite, ora proprio in questo preciso istante, aspetto solo che mi compino il segnale dalla centrale video, una fotografia per la prima volta in pubblico, per la prima volta in televisione, manderemo in diretta una fotografia che ci arriva dall'Arkansas, del Sarchiaponis utilis. Oh, finalmente! Questo allora, è... un attimo che la compitiamo. Prego, dopo, eh? Prego. Eccola qua. Ecco, quello è proprio quello che io avevo già detto. È il muso? Il muso del Sarchiaponis. Quindi questo mi fa piacere. Questo stupendo personaggio che ci ha mandato questa stupenda fotografia. Quindi, arrivato a questo, noi siamo orgogliosi. Di io direi questo. Di leggere il nostro emblema della trasmissione e lasciarlo in video. Tu cosa dici? Prego, prego, va bene. Quindi, inoltre, volevo subito definire questa cosa. Portando questo libro, il doppio libro del comando, che adesso il regista ce lo inquadra bene, quindi... Questo sarebbe il doppio libro del comando di Cornelio Agrippa, dove c'è l'arte totalmente di invocare gli spiriti, sia celesti che sia infernali, che sia rossi che sia neri. Questo è quello che giustamente io vi avevo promesso martedì scorso. Però prima che voglio arrivare a questo discorso, qui ci sono questi stupendi ospiti che mi vogliono fare qualche domanda. Io cedo la parola alla dottoressa, di cui sentiamo un po' che cosa può dire. Dopodiché vi faccio presente che è arrivata in diretta una lettera da Roma, ovviamente con garantito, dove io vi terrò in anteprima a leggervela a questo stupendo ma stupendo pubblico. Grazie. Prego. Io sono onorata di essere presente a questa trasmissione e ho portato dei referti archeologici preziosissimi che ho trovato durante uno dei miei numerosi scavi e li sottopongo all'attenzione. Prego. Del gnugnu, il più gnugnu dei gnugnu naturalmente. Grazie. Innanzitutto qui abbiamo il famoso vaso di Pandoro, che io presumo si tratti del vaso di Pandoro di cui ne abbiamo parlato prima, perché emana il caratteristico odore vaso di Pandoro. Anche l'ingegnere concorde, sostiene. Prego. Questa mia affermazione. Certo. L'unico problema è che chiaramente noi abbiamo letto tanti libri su questo vaso e non abbiamo mai sentito direttamente l'odore. A noi ci sembra di riconoscerlo. Allora, volevamo chiedo scusa, da lei... questo vaso, col passare degli anni, a sua volta, diciamo che in casa, bene o male, o male o bene, lei da quanto tempo è in possesso di questo vaso? Da molto tempo, perché l'ho trovato durante uno scavo quando molti anni fa ero in Val di Susa, l'ho lucidato naturalmente. Per ripulirlo da tutte le scorie. Difatti, questo vaso, nello stesso tempo che io volevo solo pregare un tantino, in casa, chi bene e chi male, c'è sempre qualcuno che prega, c'è sempre qualcuno che invoca,
c'è sempre qualcuno che si rivolge al nostro Supremo, o viceversa c'è anche qualcuno che bastemmia a tutto andare. Cioè, in base a questo, noi richiamiamo a sua volta l'attenzione e l'invocazione, facendo, richiamiamo delle entità che hanno sempre esistito dall'era che fu, ovviamente. Quindi queste entità devono trovare posto in una casa devono trovare assolutamente posto. Dove possono trovare posto? Nei posti a sua volta più nascosti o nei posti nello stesso tempo un po' più diciamo ritirati possibile, a meno che non trovano posto nel corpo della medesima persona. Quindi questo vaso, Pandoro, io vi posso garantire che qua dentro, nelle ore notturne, qua dentro si possono trovare anche possibilmente degli gnomi. Questo non è una cosa difficile, ma persino una cosa facile. Però giustamente non si può adesso chiedere, fare l'invocazione agli gnomi, a questo aspettabile onorato pubblico, ma gli gnomi si possono soltanto chiamare a una determinata ora. Si ci mette questo vaso davanti e si invoca e si dice: tu che sei, che eri e che non sei più, e che hai in possesso dentro questo stupendo vaso la facoltà di nasconderti all'occhio umano. Voi altri capite che io non posso fare un'invocazione davanti a voi, giustamente tutti ci guardano, tutti possono avere delle soggezioni e tutti possono essere allegri e contenti di cui Gabriel fa l'invocazione. Però questo si fa esattamente dalle 11:30, dalle 23:30, andare a finire fino alle 2 di notte. Circa. Quindi dopodiché si vede il patrone domino di questo vaso, che cosa c'è dentro e che cosa non c'è dentro. Salvatore, scusa, di cognome? Di cognome che cosa? Di cognome? Dominum. Il Dominus. Dominus. Io avrei un'altra domanda. L'ora a cui lei si riferisce... io sono un po' profanatrice in materia. Prego. Comunque, e l'ora et labora? Naturalmente. E l'ora et labora? Sì. Claro. Quindi però io sinceramente la sconsiglio di invocare, perché c'è quello che a sua volta ha la forza suprema di affrontare, invece c'è quello che può anche aver paura di queste cose. Perciò noi cerchiamo di collaborare nella maniera che non abbiamo, diciamo, questa grande immensa paura dentro di noi. Quindi lei consiglia di mettere un tappo allora? Per ma anche che metto un tappo, come io a lei gli dovessi chiudere il naso e la bocca, lei che cosa fa? Non respira più. Emana ugualmente. Naturalmente, noi dobbiamo a sua volta, possibilmente metterci magari un goccio di acqua santa, un po' di acqua santa, riempirlo di acqua santa. Riempendolo di acqua santa evapora tutto e sparisce tutto. Scusate, ma abbiamo una telefonata via satellite da Mongardino, la dobbiamo passare immediatamente. Un attimo solo che si finisce la risposta. Guarda via satellite, poi prego. Prego. Pronto? Buongiorno. Buonasera. Buonasera, sì. Scusi, chi parla? Faccio così in fretta perché sono in teleselezione, costa un pochino. Mi dica. Chi parla? Sono Aldo. Ah, Aldo. Buonasera. Buonasera. Domande. Mi dica. Dunque, la prima sul nostro Cornelio Agrippa. Volevo sapere se una delle sue chiavi l'ha nascosta in una piramide magica e quali sono i poteri di questa piramide magica. Beh, lei lo sa che le chiavi di Cornelio Agrippa sono stati a sua volta nascosti in un posto che giustamente io, chiedo scusa, lei è molto intelligente, cioè non si possono dire delle cose dove poi tutti sono pronti a correre e andare a questo posto, quindi sono nascosti. Io gli dico che subito i veri segreti si trovano al Museo di Monreale di Palermo. Ah, al Museo di Monreale di Palermo, i veri segreti. La ringrazio, buonasera. Volevo fare un'altra domanda. Mi dica. Io vorrei diventare stregone, mi starei specializzando in magia Mereu e volevo saper bene, cioè saper qualcosa di più su questa magia. Beh, gli garantisco che non gli conviene, perché lei è tanta una buona, una brava, un'intelligente persona. La ringrazio. Che quando si parla di questa magia stregonica, quindi gli garantisco che non gli conviene, perché... insomma, non posso spiegarla. Lei mi telefona in studio, gli spiegherò poi esattamente di presenza. Va bene. Grazie. Arrivederci. Gabriele, vorrei che tutti quanti facessimo un applauso al Santiaponi su tutti gli sette ridenti. Bene. Grazie. Quindi, arrivato a tutto questo, volevo anche un po' precisare, in base che dovrebbe avere un'altra domanda la dottoressa. Prego, mi dica. Ho portato un altro reperto archeologico che sarebbe un idolo azteco. Prego. Che io ho trovato durante uno scavo in Aztechia, naturalmente. Prego. E questo idolo mi hanno detto che è un portafortuna,
e si porta esattamente qua. La fortuna la porta qua, cioè nella vita. Io l'ho vista portare anche in altri posti. Ah sì, dove? Sì, la fortuna. La fortuna? Sì. In altri posti, è vero. Ad esempio, se uno lo porta nella tasca posteriore dei pantaloni, porta molta fortuna, in questo senso forse. Allora, un attimo solo, Allora, senta bene, questa è una figura di cui all'era che fu veniva invocato come un personaggio, come un re, chiamiamo pure come un re. Questo re a sua volta aveva lasciato dei enormi poteri, dove questi poteri col passare dei secoli si sono completamente dispersi. Però noi, per cercare a sua volta la vera fortuna di questo oggetto, bisogna sapere la vera invocazione di cui si invocava questo personaggio. Perché è come io andare a chiedere grazia, tanto per dire al Presidente della Repubblica. O come una volta si chiedeva grazia al Re del Sole, che poi era un imperatore, ovviamente. Questo invece era un re. Questo re magico, a sua volta, lui poteva ottenere e fare qualsiasi cosa che si poteva essere e che esisteva a quell'era. Quindi lavorandolo con l'invocazione esatta, questo supplimo, supplimità, quanti comparire di presenza. Però bisogna vedere chi è in grado di affrontare, chi è in grado di affrontare tutto questo. Questo è quello che a noi ci interessa maggiormente di questa trasmissione. La ringrazio. Ringrazio lei. Prego, pronto? Pronto? Chi c'è? Buonasera. Buonasera, caro. Chi c'è? Sono Adolfo Piracini da Torino. Buonasera Adolfo, buonasera. Mi dica. Innanzitutto volevo ringraziarla per la bellissima trasmissione, per la gioia che ci dà con tutti i suoi riti e le sue immense cose. Io la ringrazio lei, è stato molto gentile a chiamarci, mi certo. Dica. E poi volevo sapere come lei ha capito di possedere la sua immensa arte magica, per così dire, a sua volta paragnostica. Beh, io l'ho capita all'età di 12 anni. Perché l'incorporazione, il dono di natura, il dono è di natura, nato così da 6 mesi e 23 giorni. Dopodiché a sua volta questo dono si è sviluppato, cioè all'età della sapienza, che l'età della sapienza giustamente all'età di 12-13 anni ovviamente. Quindi da lì poi si sono ricominciati sempre a vedere queste visioni che man mano si andava a passare del tempo, man mano si vedevano sempre di più. Poi giustamente ho studiato da prete, e nello stesso tempo l'invocazione è quella che serve per invocare l'entità spirituale sia celeste che infernale. Soddisfatto? Certo, e poi vorrei sapere come un seguace, diciamo un'anima umile e devota, può avvicinarsi alla sua grande magia, con quali amuleti, se magari il vaso di Pandoro. Beh, vedi, io avevo portato, come avevo detto già all'inizio, il doppio libro del comando che appartiene giustamente a queste 7 sublimità di Cornelia Agrippa, quindi penso che avete visto tutti, ovviamente. Io poi volevo definire l'esattezza del potere, della sublimità che aveva questo personaggio nei secoli passati. Comunque mano a mano spiegherò definitivo sta cosa, d'accordo? Ci resta sempre nella visione e io gli spiegherò tutto, d'accordo? Grazie mille. La ringrazio, buonasera. Adesso c'è l'ingegnere che ci vuole dire qualche domanda, prego. Certo, io volevo chiedere una cosa, io sono ingegnere aeronautico e ho sentito una sua trasmissione in cui parlava della paura e io so che ci sono dei piloti di aereo che hanno paura che il timore dei passeggeri possa essere in qualche modo una calamita di sciagura e so che sono stati fatti degli studi da persone esoteriche su questo argomento. E so che questo ha spaventato molto, questa associazione italiana piloti. Allora, gli do subito la risposta. Noi sappiamo che siamo tutti dentro un cerchio, almeno ognuno di noi abbiamo un cerchio magico. C'è quello che ce l'ha bello, c'è quello che ce l'ha brutto. Quindi dobbiamo classificarci a sua volta il 75% possibilmente infernale e 25% di bene, sarebbe a dire... santificati, chiamiamo pure così una parola santificati, quindi celestiale, chiamiamo pure celestiale.
Però non tutti sanno di possedere dei poteri quando ce l'abbiamo tutti questi poteri. E non tutti sanno a che cosa si va incontro giorno per giorno. Cioè, la paura fa parte della timidezza. La timidezza, a sua volta, a noi esseri mortali, cioè ci porta uno scompiglio totalmente, completamente definitivo a un essere umano. Quello che c'ha paura di dire, ma io sono innamorato della mia ragazza, però non mi oso mai di dirgli che ti voglio bene. Ma io oggi devo andare in Australia, però sai, andare in questo grande immenso viaggio, chissà se andrò, se arriverò, se ce la farò, se arriverò sano, se arriverò malato. Ecco, questo fa parte, a sua volta, non tanto più che altro per la paura, perché la paura è l'attrazione sanguigna che a noi ci attira, ma bensì è della timidezza che noi abbiamo dentro di noi stessi. E difatti, voi altri vedete tutte queste immense sciagure, voi altri pensate che quella sciagura del treno che è successo stamattina, questa notte, io l'avevo già prevista ieri. Quindi tanta gente lo possono testimoniare. Dopodiché, 2 minuti di pubblicità. Grazie. Allora, come vedete, abbiamo un altro personaggio insieme. Insomma, più siamo, meno freddo sentiamo. Più siamo, più meglio è, dice un vecchio proverbio. L'unione fa la forza. Voi lo conoscete già in tutte le ripresentazioni. Quindi vi presento questo grande, stupendo, immenso amico, Rubà, che voi sapete chi è. Buonasera. Quindi saluta. Buonasera a tutti, ti saluto anch'io, caramente. Questa volta Gabriel di essere ospite. Quindi, tua trasmissione. Quindi mi dispiace solo che non sia arrivato abbastanza puntuale. Comunque non c'è problema. Problemi. Non c'è problema, è meglio tardi che mai. Vabbè. Quindi c'è una telefonata. Sei qua, quest'oggi sei in mezzo a 2 splendide signorine. Due. Non conosciamo perché è venuta a trovarci giovedì. Cioè, momenti. 3 splendide signore. 2 splendide signore. Perché tu che cosa sei? Tu sei un signore, anche tu sei un signore. Ah, ok. Ok, pronto? Chi c'è? Buonasera, professore, mi dica. Niente, volevo ricollegarmi, soprattutto al discorso di prima sulla sua incorporazione. L'incorporazione è molto importante. Naturalmente, e l'incorporazione. Volevo sapere, appunto, se la sua incorporazione di tipo spiritico, spirituale, o soprattutto un'incorporazione di tipo fisico, e quindi una cosa. Allora, senta, l'incorporazione fa parte a sua volta di coloro, o colui o colei che giustamente ha il malocchio. Quindi l'incorporazione si può soltanto togliere facendo dei riti spirituali di magia bianca. Quindi solo in quel modo lì si può togliere l'incorporazione. Giustamente dicono che la celestialità vince l'inferno, ovviamente, almeno si è sempre detto così, è vero? Quindi si è sempre detto così. Giustamente facendo atteggiamenti e riti spirituali celestiali, noi otteniamo l'utile e divertevole, otteniamo l'immenso potere di scorporarci del male che ci portiamo addosso e nello stesso tempo allontaniamo le ielle, cioè quelle che ci portano sfortuna, le persone malvagie, le persone a sua volta che ci invidiano. Lei ha capito cosa voglio dire? Quindi, insomma, l'incorporazione dipende da che cosa? Dipende o perché noi ce la prendiamo, andiamo dentro dei castelli o dentro dei cimiteri per la enorme immensa sensibilità, o viceversa perché gli altri ce la fanno questa cosa. Ciao. Quindi allora noi, essendo che siamo nell'era del 2000, ovviamente persone per bene, giuste e veramente brave, io penso che se ne trovano molto pochi. Quindi lei capisce, persone che fanno gli interessi degli altri, ce ne sono molto poche. Comunque io vi auguro il 100% bene a tutti, perché siete veramente proprio delle persone squisite. Grazie. Salvatore, scusa, prima di dare la parola a Mauro, vorrei che tu leggessi in diretta la lettera. Quella lettera che è arrivata. Facciamo vedere il sigillo di cartapesta. Il sigillo è qui, ovviamente, che voi altri vedete. Io ve la vengo a leggere. Nel frattempo Mauro ci fa la domanda. Prego. Io ho delle domande che mi hanno posto, e poi tra poco avrò una grossa sorpresa per te. Tu ti ricordi che giovedì ti ho parlato del Magico Gabriel Fan Club, che è nato a Pinerolo. Mi sono venuti a trovare questi tuoi grandi supporter, questi tuoi grandi fans, e mi hanno portato il prototipo di uno striscione che loro hanno fatto in tuo onore. E tra poco me lo sono andati a prendere e te lo farò vedere.
però ho qui delle domande che mi sono state poste da alcuni telespettatori, tra cui uno qui di Rivoli, della collina rivolese, che ha un grosso problema. Come tu sai, ci sono parecchi cinghiali nella zona qui di Rivoli, Rosta, Vigliana, e questo signore ha il problema che questi cinghiali spaccano la recinzione del suo giardino, entrano nel giardino e gli rovinano tutto il giardino. Vorrebbe sapere da te come può fare per allontanarli, per disturbarli affinché non gli rovinino tutto il giardino. Allora, prima cosa principale, volevo solo sapere se questo giardino ci sono stati dei decessi o viceversa dei morti accidentali. Seconda cosa, gli devi dire a questo signore che ci spiega bene esatto in che ora e in che momento vedi questi cinghiali. Di notte. Allora, attento un attimo, bisogna vedere quanto ne vedi. Se ne vedi due perché ci sono due entità, se ne vedi tre perché ci sono tre entità, se ne vedi mezzo perché c'è mezza entità. Quindi ci sarebbe poi un rito da fare, però mi dovrebbe esattamente spiegare se questo potere ce l'ha alla luce dove sorge il sole o viceversa al tramonto, o dalla parte dell'Oriente o dalla parte dell'Occidente. Quindi questo fa parte dell'entità più forte, meno forte, più potente, meno potente e via via. Quindi questo signore si faccia spiegare bene queste cose, dopodiché io gli dirò in diretta cosa deve fare per schiacciarle totale. Vediamo la lettera ora. Allora, io... ti abbandono un attimo, vado a prendere... Prego. Allora qui ci dice: carissimo Mago Gabriel, il gruppo torinese dell'istituto alla quale ci onoriamo d'appartenere desidera innanzitutto ringraziarti giustamente per la tua opera di esplicazione dell'arcano che ovviamente tu hai fatto comprendere alla nostra insaputa, perché noi è da poco che ti seguiamo, mentre viceversa passiamo di tanti a tanti che via via hanno apprezzato le tue eccelse qualità di squisitezza umana. Questa tua nobile ti accumula possibilmente il nostro stupendo gruppo associativo. Vorremmo a sua volta che ci onorassi di una tua illuminazione del grande mistero che noi ancora purtroppo risolto, ma che certamente i tuoi poteri potranno svelarci. Ma in base a questo io avrei bisogno che questi signori, qui non dice né intendere né volere, noi abbiamo bisogno di essere consapevoli che cosa questi stupendi personaggi chiedono. Qua dice ancora: noi ci siamo sempre chiesti perché solo il re di stirpe reale hanno il sangue blu e da che epoca questo è documentato. Dunque, il sangue blu fa parte di una generazione incorporativa e misteriosa nello stesso tempo di colui che c'ha i poteri. Adesso io vi posso parlare di un grandissimo prete, monaco o monastero che esisteva, che esiste ancora tuttora a Terracina. Quindi questo grandissimo, che adesso fra un po' lo faranno santo, quindi questo nobile e illustre personaggio aveva stipulato un contratto con l'entità spirituale. Quindi quando lui si faceva un taglietto qualche cosa, risultava a sua volta questo sangue blu, perché apparteneva a un'altra generazione. Quindi tutti coloro che appartengono a un'altra generazione hanno questo immenso potere di sangue blu. Perciò questo io potrei andare avanti per tanto tempo, ma scusate, purtroppo la trasmissione è quella che è, non si può. Abbiamo solo più 3 minuti di tempo. Prego, comunque, chiedo scusa, comunque io ringrazio questi stupendi personaggi che hanno scritto questo, vuol dire che nella prossima trasmissione approfondiremo bene tutto ciò che c'è da approfondire. Prego. Vorrei vedere questo striscione, c'è la regia inquadrata, come vedete c'è scritto Mago Gabriel, e poi nel grigio c'è scritto Fan Club Pinerolo.
Questa, ti ricordi, nella mia trasmissione ti ho parlato di questi ragazzi che hanno creato fino a Roma un fan club del Mago Gabriel, e questo è il prototipo dello striscione che loro stanno preparando per una trasmissione, naturalmente in tuo onore, per portarlo in giro durante le tue manifestazioni, dove verranno a vederti nei vari locali, nei vari posti, naturalmente, è chiaro. E comunicheremo giovedì che avremo in diretta telefonica il presidente e il segretario di questo fan club, l'indirizzo a cui possono scrivere i telespettatori per ricevere anche la tessera di adesione a questo fan club. Io vorrei proprio ringraziarle tutti, siete stati molto cari, molto gentili, e nello stesso tempo non avrei proprio parole di potermi esprimere, farò un'invocazione per voi, che la vostra vita sarà ben conservata e nello stesso tempo ben apprezzata da tutti. Un'altra cosa che voglio far vedere è questa sfera magica che è stata prodotta dalla Swatch solo per il nostro programma e per la nostra trasmissione. Sarà la sfera magica dove tu giovedì, ve lo preannuncio, durante l'ora il nostro programma, farai una grande magia. Ce ne vuoi parlare velocissimamente? Allora, le sfere magiche di solito hanno tutto un potere. Si può vedere il mondo, si può vedere gli esseri umani, si possono vedere il potere della gente o viceversa si può vedere il destino o il futuro. Scusami tanto, è una sorpresa. Se glielo dico adesso non c'è più il piacere di poter vedere. Giovedì vi faremo vedere che ci siete tutti alle 22 in diretta. Vi ringrazio molto. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Emilio Agrippa. E sì? Sono rimasto molto commosso e ho avuto un senso di suspense quando lei ha parlato del mio discendente, Cornelio Agrippa. Ma mio caro, io la ringrazio molto. Lei sa che la magia fa parte della vita. La vita fa parte a sua volta degli esseri viventi, giustamente, ce l'hanno donata questa benedetta, santa, dolce vita. Perché non ce la possiamo godere bene come si deve tutti quanti? Quindi questo suspense di questo immenso personaggio, io non avrei parole di ringraziarlo, però lei creda che quando si parla di Cornelio Agrippa si parla della divinità supreme, che lei lo sa. Perché Cornelio Agrippa va giustamente famoso anche per aver pronunciato un famoso epilogo sul Capodoglio, naturalmente, in cui si occupava dell'apparato gasterofone. Naturalmente, però lei capisce che io non posso dire tutti i segreti a sua volta nella gente. L'ingegnere Gannoisce probabilmente ne ha conoscenza anche lei di questa cosa. Ma la combinazione è una cosa che ho letto che mi aveva molto interessato. Naturalmente, ma io volevo parlare soltanto per definire il fattore delle chiavi. Comunque ci risentiremo martedì. E tra l'altro volevo dire anche una cosa che il signore che parlava delle metafore. Prego. Che è una cosa un po' pericolosa. Io proprio ho letto. Lei lo sa che sono pericolose queste cose. Che le metafore si possono accoppiare con gli aforismi, ma è pericolosissimo accoppiarle con gli algoritmi. Per cui per quel signore là bisogna fare attenzione. Signori, ma io, lei lo sa che nell'altra settimana ha parlato di certe cose che io mi sono opposto. Certo. Lei lo sa che mi sono opposto. Ha indovinato anche il pronostico della Juventus, lei sa tutto. Io la ringrazio molto. Questo, però volevo dire una cosa anche alla dottoressa Calambert. Prego. Tra l'altro volevo presentarle... Calambert. Volevo presentarle i saluti dalla contessa Robiola di Coconato. Ah, la ringrazio, una mia carissima collega. La sua carissima collega. Tra l'altro, però faccia attenzione, perché quella canfora che lei ha fatto vedere non è un vaso di Pandora, ma è una canfora di Pandoro. Una canfora. A me sembrava un'anafora, mi scusi, ma io sono... È una canfora. Vedi il Mago Gabriel che sale con... È una canfora. Io metterei tutti d'accordo dicendo che era un canforone. È una canfora. Un canforone. Comunque... Che quel tentacolo che ha fatto vedere al mago, quel tentacolo azzecco, può essere pericoloso. Ma senta, io adesso gli ho fatto, non so se ha visto, che l'ho preso nelle mani e gli ho fatto un'invocazione, perché mandava calore, perché era lavorato. Ecco, io adesso gli ho fatto un'invocazione per scongiurare questa cosa, e capisci? Certo, qui abbiamo... Quando erano bravi, mi permetta, mio caro. Ma quando si arrabbiavano si chiamavano Inca. Appunto, mi permetta, mio caro.
qui ci abbiamo una stupenda persona, certo. Quindi a me mi dispiacerebbe un domani che gli dovesse capitare del male. Confido in Gabriele. Quindi io la ringrazio molto, è buonasera, stato molto gentile. Io le bacio i piedi. La ringrazio, non si sono neanche degno di passare dove passa lei. La ringrazio, mio caro, io lo saluto. Scusate, dobbiamo chiudere. Io direi che se nella prossima puntata sono giunte diverse telefonate. Vi salutiamo. Scusa un attimo, prego. Le telefonate che non possiamo passare per motivi di tempo ci hanno richiesto di parlare nella prossima puntata del pollo notrocchio e del famoso rignoppolo che abbiamo accennato la prossima puntata. Dobbiamo dobbiamo finire prima il risultato di Cornelia Grippa. Non si può saltare da fiasco al fischio. Quindi finiamo prima questo, dopodiché chiudiamo questo capitolo e ne prendiamo e poi salteremo alla frase. Io vi saluto con doppio inchino. Un abbraccio a tutti, miei cari. Mia cara, io la saluto. Ho avuto molto onore e piacere di averla qui con noi. Spero che non mancherà le prossime trasmissioni. Sono molto onorato di averla qui insieme. Anche lei. Molto onore e cordiale e benessere e buona vita. Anche te, mio caro. E ancora un saluto a Sarchiapone. Un saluto a Sarchiapone e con doppio inchino mi inchino a voi tutti quanti che siete squisiti. Mi raccomando che ci siete tutti. Grazie. Thank you.